J'accuse Emmanuel Macron di sfruttamento, di neocolonialismo. In questi giorni il presidente francese fa scaricare di nascosto gli immigrati che tentano di passare il confine con la Francia come se fossero spazzatura. E allora noi oggi siamo venuti con i parlamentari di Fratelli d'Italia al confine con la Francia perché vogliamo scaricare in territorio francese il simbolo del neocolonialismo che la Francia fa sull'Africa. Franco FCA. La moneta che lo Stato francese stampa per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, neocolonialismo, sfruttamento. Grazie a questa moneta la Francia può anche depredare tante miniere che in Africa ci sono, perché non è vero che l'Africa è un continente povero. Però questo tutta l'Unione Europea fa finta di non vederlo. Questo il bel Macron non ce lo viene a raccontare quando ci fa il buonista. Allora noi oggi vogliamo accendere i riflettori su questo schifo e dire a Emmanuel Macron che la nostra soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Italia, così le aziende francesi, visto che siamo sempre più poveri, continuano a fare shopping a basso costo nei nostri gioielli di famiglia. La nostra soluzione è cacciare dall'Africa quegli sfruttatori che ancora oggi ci sono, quei briganti come i francesi che lì vanno a creare povertà e desertificazione. Macron, dici qualcosa di questo invece di farci le lezioni. 100 anni fa l'Italia ha combattuto per difendere i suoi confini. Oggi quello straniero è rappresentato dal mondialismo e dal neocolonialismo, è rappresentato da quelli come voi che continuano a fare sfruttamento di gente povera.